Amici di Guglia Uomini TV, ben ritrovati, ma ben ritrovato soprattutto un amico, lo considero tale ormai, assolutamente, che ci conosciamo da poco, come l'attore e regista Roberto Tesconi, che è tornato a trovarci. Buonasera a tutti. E assieme a lui, Claudio Cattaneo, che partecipa ai corsi dell'amico Roberto Tesconi. Benvenuto anche a te, Claudio. Grazie, grazie anche a voi. Sigla! Allora Roberto, come sono solito dire, ogni tanto devo ripetermi, mi fa molto piacere quando mi arriva qualche ospite nuovo. Gli ospiti nuovi portano entusiasmo, io poi sono un curioso, portano nuove conoscenze, portano linfa alla TV e ai nostri telespettatori, alle nostre telespettatrici. Ancora di più, quando ritornano, sono contento perché vuol dire che li sono trovati bene. Assolutamente. Ecco, e sei venuto che non è tanto tempo, sono due o tre mesi fa, non sì, tre mesi sì, fa. Sì, sì, tre un mesi. Po' di acqua ne è passata comunque sotto i ponti. Abbastanza. Come hai concentrato l'attività in questi mesi, Roberto? Quando ci siamo lasciati dovevo iniziare il laboratorio e il laboratorio è iniziato, come ogni anno, questo è il quarto anno che facciamo laboratorio. E noi come laboratorio, anzi io come laboratorio, ogni anno prendo spunto da un autore e quindi lo analizziamo, lo scopriamo, lo studiamo e poi i partecipanti dipende. Lo risciacquate un po' in Arno? Diciamo sì e no, perché in realtà non prendo tanto dall'autore, ma nel senso dietro suggerimento della scrittura dell'autore, in questo caso stiamo parlando di Shakespeare, l'anno scorso parlavamo di Chekhov, quindi in questo caso prendo la tipologia shakespeariana, lasciami dire questo, questa libertà, e vesto praticamente, faccio un abito sui partecipanti al laboratorio. Loro fanno delle improvvisazioni con chiaramente dietro il mio suggerimento e poi su queste improvvisazioni, su queste creazioni, loro creazioni, io cucio questa rete, questo abito enorme e da lì nasce lo spettacolo. Adesso bisogna chiedere a Claudio Cattaneo come si ritrova in questi abiti, parliamo di abbigliamenti, ma indossare un abito qua, la recitazione, non è cosa tutti i giorni, Claudio. Dove nasce questa tua passione? Ma allora, il primo nasce da una grande amicizia con Roberto e poi nasce anche dal fatto che Roberto è veramente un professionista, quindi lavorare con lui è una sicurezza totale. Anche perché, vorrei dire ai nostri telespettatori, se non conoscete o conoscete poco Roberto Tesconi, andate a cercare su Google e vedete che razza di curriculum può andare. Certo, noi ci conosciamo da più di 30 anni e poi lui ha proseguito una carriera veramente da attore e io sono rimasto nel mio cuccio, come si suol dire, no? E poi ci siamo ritrovati qualche anno fa, costruttiva, mi è rinata di nuovo questa passione. E lo devo ringraziare soprattutto per questo, per la fiducia che mi ha ancora qualcosina. Stai preparando qualcosa di particolare per che andrà in scena tra pochi giorni, vero Roberto? Allora, il 31 e l'1 c'è il saggio appunto del laboratorio e poi inizio subito le prove di un mio spettacolo che debutterà sempre alla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure Marina. È un posto affascinosissimo. Assolutamente. Sì. Già da sé vale la pena. Sì, solo per vederla. E che è Monsieur et Madame Ventreau, che debutteremo il 12 e il 13 luglio. Come mai non è ancora convinto il nostro gancio Antonio Romano a provare a recitare? Lui, no, che ma lui dovrebbe dirti, dovresti provocarlo perché lui ha una cosina da dirti. Ce ne diciamo tante cose, perché siamo sempre di coppia fisse sui lui, calcio. Allora, la dico io. Allora, guardo, rivela, di, là, rivela, guardo rivela. Di là perché lui è seduto. Rivela. Allora, io dovevo fare un esame d'ammissione per l'Accademia, dovevo fare un piccolo corto e quindi di conseguenza avevo scritto queste due righe di questo piccolo corto e ho coinvolto quelli che in quel periodo io bazzicavo, conoscevo di qui di là, e Romano quindi è stato uno dei miei, in questo piccolo corto e un po' episodi, è stato un protagonista di questo episodio. Bravo Antonio, non me lo cantavi questo, è un gancio. Claudio, siamo quasi in chiusura, qual è la parte che preferisci rivestire? Ma guarda, ti dirò, io sono più caratteristico
doveri del mio regista, perché è lui che comanda. Ah, perché di mano c'era lui, eh? Sì. Il bastone c'era sempre lui. In bocca al lupo, allora. Grazie. Flash. Quando ti vediamo al cinema in televisione di nuovo? Allora, in televisione presto, perché ho partecipato alla fiction di Leonardo da Vinci, che però è ancora agli inizi e quindi devono ancora andare avanti, ci sono ancora le riprese, quindi credo che sia, però è una televisione privata, non quella... Va bene. Però comunque va bene lo stesso. Certo. Allora, Roberto, ovviamente sei reinvitatissimo a una prossima volta. Assolutamente. Sarà sempre un piacere averti con piacere mio, piacere mio. Roberto Tosconi, grande attore cinematografico, televisivo e anche regista, e il suo corsista con tanta passione e tante capacità, Claudio Cattaneo. Arrivederci. Arrivederci, buonasera.